detto che il blues è fatto soltanto da 3 accordi? Vi siete stufati, vero, del primo, del quarto e del quinto grado? Beh, te credo. Bene, oggi ho la soluzione che fa per voi. State quindi incollati a questo video, perché vi farò vedere una progressione armonica di chiara estrazione gospel che potrete rivendervi ogni volta che vorrete fare i fighi. Prima di andare avanti, vi ricordo di iscrivervi alla mailing list che vi lascio qui sotto. Mi raccomando, fatelo, così posso mandarvi gli approfondimenti gratuiti riguardanti questo video. E se ancora non l'avete fatto, certamente di segnarvi al canale, attivando la campanellina per le notifiche. Tanto, se questo video non vi piacerà, farete sempre tempo a togliere l'iscrizione e ad augurarmi le chitarre che si scordano a vita. Ciao a tutti da Leonardo Vita Colonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Come detto in apertura, oggi vi faccio vedere una progressione armonica blues tendente al gospel, con la quale farete veramente un gran figurone tra gli amici. Vediamo attentamente che cosa ho suonato. Fondamentalmente è un blues in 12 battute. Ho scelto di suonarlo in sol perché ho più manico a disposizione. Allora, subito come prima posizione del sol settima ho scelto questo sol tredicesima. Allora, come vedete, dopo che ho suonato il sol tredicesima, ho fatto questo giochino, questo pattern armonico che troverete nel mio video corso Blues Cotto e Magnato, per andare poi sul quarto grado del blues, che è un do settima, in questo caso lo prendo con la nona, e ritorno sul sol settima, e qui inizia la magia. Praticamente la progressione armonica che vi sto per far vedere è una serie di accordi costruita su questa linea di basso cromatica che vi faccio vedere. Sol, salgo di un tono, quindi fin qui il passaggio ancora non è cromatico, quindi La, e continuo a suonare cromaticamente fino ad arrivare al Do. Lì proseguo, Do diesis, arriverò sul Re, proseguirò ancora di un semitono, quindi Re diesis, e arriverò al Mi. Vediamo tutti gli accordi che ho inserito su questi bassi. Allora, sul Sol abbiamo appunto un Sol. Poi andiamo a suonare un La minore settima. Poi andiamo a suonare un La diesis diminuito. E adesso vado a finire su questo Si, che lo intendo come terza maggiore di Sol. Poi il Do lo vado a prendere qui e sono arrivato appunto sul quarto grado del blues. Poi arrivo sul Do diesis, ci arrivo con un passaggio cromatico e suono un Do diesis diminuito che posso trasportare avanti di un tono e mezzo a mio piacimento. Salgo ancora di un semitono e arrivo sul Re, atterrando finalmente sul Sol, però sulla sua quinta. Lo vado a prendere in questo modo. Arrivato sul Re, salgo ancora di un semitono, quindi arrivo sul Re diesis e lo vado a suonare con un diminuito per atterrare infine sul Mi minore settima. E nel finale c'è la super progressione gospel, quella proprio dove dovrebbero esplodere i cori, che è questa qua. Praticamente ho suonato un La minore settima, un Sol con il Si al basso, un Do settima, in questo caso preferisco prenderlo qui anziché all'inizio del manico, vedremo perché. Dopo il Do settima un Do diesis diminuito e per ultimo una triade di Do con il Re al basso, quindi sostanzialmente un Re sus. Poiché questo sus lo volevo prendere proprio in questa posizione, già partendo dal Do ho iniziato a suonare appunto all'ottavo tasto anziché suonare al terzo tasto come prima. Quindi il Do settima e il Do diesis diminuito sono andato a prenderli qua. Allora, arrivati al Re sus, che carico per arrivare nel pezzo di maggiore intensità del giro, thank you.
Nelle ultime due misure ho suonato quello che normalmente viene suonato in un blues lento in 12 battute, dove abbiamo, anziché due accordi, ne abbiamo quattro. Primo grado, 1, 2, quarto grado, 3, 4, ritorniamo sul primo, 1, 2, e carichiamo sul quinto, 3, 4, e il blues ricomincia. Beh ragazzi, è una figata, no? Sicuramente la roba è tanta, c'erano un mare di accordi, però vi ricordo che vi manderò sulla mailing list la spiegazione gratuita e dettagliata di tutto quello che ho fatto. Altra cosa importante, vi farò vedere anche che cosa ci ho improvvisato. Bene ragazzi, era veramente tutto. Adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.